Buonasera a tutti, sono Giorgio Soria all'appunto. Capire parolacce? Mai fatto. Io ho sempre detto parole che sono nel dizionario, se poi la gente si offende perché dico la verità è un altro conto. Cominciamo anche le cose come stanno, pane pane fino al fino, perché nel momento in cui il Presidente della Repubblica accetta a casa sua, nel Quirinale, che dovrebbe essere un palazzo cristallino, un condannato, io non le dico le parolacce ma mi incazzo come ci facciamo tutti quanti, dobbiamo incazzarci tutti insieme. Incazzarci perché noi tutti, e io ne sono sicuro, ognuno di noi qua ama le istituzioni. Io amo il Parlamento, io amo il ruolo del Presidente della Camera, amo il ruolo del Presidente del Senato, amo il ruolo del Presidente della Repubblica. Ma nel momento in cui mi accorgo che questi tre scranni sono rappresentati da persone su cui ci sono grandissimi dubbi, trattativa Stato Mafia, il fatto di aver distrutto delle intercettazioni, allora mi rendo conto che se questi ruoli sono presieduti da queste persone, che sono persone indegne di rappresentare tutto il popolo italiano come dovrebbero fare, allora queste persone devono sistematicamente andare a casa. Meglio in galera! Perché sono i tre ruoli più importanti dello Stato. Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente della Repubblica dovrebbero rappresentare ogni singolo cittadino. E invece abbiamo una Presidente della Camera che va in giro in televisione a raccontare cazzate, ok? Allora dobbiamo capire che non può funzionare così, e noi lo stiamo già facendo dal primo giorno che siamo entrati alla Camera. Abbiamo iniziato ad annunciare quando c'erano dei deputati che avevano doppio incarico, sia sindaci che deputati. Abbiamo sfiduciato sottosegretari, viceministri, i ministri. La De Girolamo, se non avessimo fatto pressione, non sarebbe mai andata via. Quindi vedete, siamo partiti dai deputati, sottosegretari, viceministri, ministri. Ora insieme dobbiamo fare uno scalino un po' più alto. Non si possono sfiduciare queste tre cariche, però si può chiedere le loro dimissioni, e possiamo chiedere insieme le dimissioni della Presidente della Camera, perché la ghigliottina è stata la dimostrazione che è incompetente. E non lo diciamo noi. Non lo diciamo noi, io lo sto dicendo perché la Corte dei Conti, una settimana fa, mentre noi eravamo in giro con i camper, la Corte dei Conti ha detto che ha aperto un'inchiesta, Corte dei Conti e Procura del Lazio, per verificare quanti miliardi siano stati regalati alle banche con il decreto IMU Banca Italia. La Corte dei Conti! La Corte dei Conti è l'organo che per Costituzione è inserita all'interno della nostra Costituzione, deve verificare i conti dello Stato, deve verificare se ci sono delle incongruenze, e se loro hanno aperto un'inchiesta vuol dire due cose: uno, che abbiamo ragione noi, quello è un regalo alle banche; due, che la Boldrini si è assunta delle responsabilità che non si doveva assumere mettendo la ghigliottina, quindi deve andarsene via da Presidente della Camera, chiaramente. Allora, è fondamentale che conosciamo, impariamo queste cose. Abbiamo degli strumenti molto semplici. Uno, il mio collega Valente, in queste due settimane in camper lo brandiva davanti a tutti: il regolamento. Il regolamento è il nostro strumento di difesa migliore all'interno della Camera. E l'altro, ce l'ha detto una signora una di queste sere, una matita. Noi non abbiamo bisogno di far violenza, non abbiamo bisogno di essere violenti, ci basta la matita. Perché con la matita facciamo conoscenza, con la matita facciamo cultura, con la matita disegniamo, ma con la matita evitiamo che uno di loro continui a tenere uno di quelle poltrone. E togliere le poltrone a quelle persone è la cosa che fa più male a loro. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri strumenti, dobbiamo essere consapevoli di cosa abbiamo in mano. Quindi facciamo queste cose, evitiamo di credere a chi ci racconta ancora frottole. L'abbiamo già detto, chiudo con questo, la frottola degli 80 euro, signori, se gli 80 euro ci sono, ce li possono dare domani. Nessuno vieta che ce li diano domani, in busta paga. Allora le cose sono due: o questi soldi non ci sono, o questi soldi li vogliono dare in cambio di qualcosa. E questo è il metodo della mafia, questo è il voto di scambio.
E anche se qualcuno di noi può avere un po' più di fame, perché magari con 600-700 euro al mese non si arriva alla seconda o terza settimana, non dobbiamo svendere il nostro futuro e il futuro dei nostri bambini e nostri nipoti per 80 euro, perché è già stato fatto in Italia e questo ci ha portato dove siamo ora. Io vi saluto, vi ringrazio e passo la parola alla mia collega Commissione Affari Sociali e Sanità, Giulia Grillo. Ciao a tutti! Sì, innanzitutto questo è un omaggio sono Giulia Grillo, Commissione Affari Sociali, e vengo anch'io dalla Sicilia. Allora io datemi 2 minuti perché innanzitutto devo dire una cosa. Posso dire che vi voglio bene a tutti quanti? E lo dico veramente col cuore. E l'intervento della signora che ha fatto prima è quello che veramente ogni mattina quando noi ci alziamo e ogni sera quando noi ci corichiamo dobbiamo ricordare, perché questa è la vera arma, è la solidarietà, è aiutarci a lavorare per il prossimo, e così è sicuro che andiamo nella direzione giusta. Allora io vengo da una terra dove gli ultimi 2 presidenti della regione Sicilia sono stati condannati entrambi per concorso esterno in associazione mafiosa, e lo sapevano tutti, e adesso i signori ieri sera in Parlamento mi dicono che non basta conoscere la qualità della persona, cioè non basta sapere che quello è un mafioso per essere condannato, io devo essere sicuro che poi lui ne tragga un vantaggio. Ma che state a dire? È la mia città, io quando vedo un mafioso giro e me ne vado da un'altra parte, e ci vado a cena e ci vado ai matrimoni. Ma che cosa stiamo dicendo? Bravo! Allora, mi date il cellulare? Allora, questa settimana si deve votare per la richiesta di arresto per l'onorevole Franco Antonio Genovese, un pupillo del PD, mister 20.000 preferenze. Su di lui niente di meno, una richiesta di arresto. Però vi voglio dare 2 notizie, perché oggi dobbiamo anche dare qualche informazione. Allora vi leggo uno stralcio pubblicato online della richiesta di arresto da parte del giudice delle indagini preliminari. Il giudice scrive così: il meccanismo a tratti sofisticato messo in piedi per attuare una sistematica distrazione delle cospicue risorse pubbliche destinate alle attività formative, nonché per frodare il fisco e occultare la natura dei proventi, rende la condotta dell'indagato, un deputato della Repubblica, di eccezionale gravità, sia per la sua natura sistematica, sia per il suo carattere insidioso. Analogo significato deve essere attribuito al sistema di concorso a questo nome, a Elisa di Livorno, impiegato per la gestione di enti e società, per il compimento di operazioni imprenditoriali e finanziarie e per la sempre più ampia acquisizione di enti di formazione. Potrei continuare. Questo signore gira in Parlamento, dentro le istituzioni, entra negli uffici, ha contatti, Franco Antonio Genovese, mister 20.000 preferenze, renziano. Allora io vi dico una cosa, il PD voterà contro l'arresto di Franco Antonio Genovese, ma per noi signori non è un problema, è l'ennesima conferma che sono tutti uguali e se ne devono andare a casa, anzi no, in prigione se ne devono andare, in prigione. E fatemi dire una cosa sulla sanità, perché io sono un medico e questa ve la devo dire. Allora signori, forse il signor Renzi potrà pure mettere 80 euro nelle tasche dei cittadini italiani, ma io vi dico che il signor Renzi leverà migliaia di euro dal welfare dei cittadini italiani e finiremo come la Grecia con l'assicurazione privata, signori. Allora questo è il Movimento 5 Stelle, è una chance che noi non possiamo perdere. Noi andiamo in Europa, vinciamo, e a questi arroganti, delinquenti, li mandiamo via e ci riprendiamo quello che ci appartiene, il nostro paese, la nostra libertà.
Ciao.